Il presidente della regione Toscana, Eugenio Gianni, in consiglio regionale, ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19 e ha sottolineato che, dopo diverse settimane, il numero dei nuovi contagiati è sceso sotto quota 1000 e anche i ricoveri in ospedale sono in netto calo. Gianni ha spiegato all'Aula che alla fine di questa settimana la Toscana verrà da due settimane in cui i parametri sono stati sotto quelli indicati per la zona rossa. La speranza è che il governo rimetta la Toscana almeno in zona arancione. Vedremo se immediatamente ci viene consentito di rientrare perlomeno in zona arancione, se invece tutto questo da parte del governo slitterà di qualche giorno. Io spero che presto si possa rientrare almeno in zona arancione, in modo da allentare un po' queste morse che hanno portato alcune categorie economiche, ma i bambini di seconda e terza media, ma tutta una serie di persone a dover vivere una limitazione forte al loro movimento e alla loro vita di comunità. Gianni ha commentato anche la terza variazione di bilancio della regione, votata in consiglio regionale, un provvedimento preso per destinare aiuti a imprese, istituzioni culturali e categorie economiche. Sono contento perché poi il voto è stato un voto molto ampio e sui singoli articoli anche l'opposizione non solo non se l'è sentita, ma ha votato a favore di stanziamenti al Maggio Musicale, al Puccini, al Teatro della Pergola, al Carnevale di Viareggio, ma del resto se questi non arrivavano crollavano istituzioni e manifestazioni che sono biglietto da visita per la Toscana. Gianni ha confermato lo stanziamento di 1.300.000 euro per tassisti, autonoleggiatori e operatori del turismo, 2 milioni di ristori per ambulanti e lavoratori di spettacoli viaggianti e 5 milioni per la didattica a distanza.